Abbiamo visto come nei momenti difficili è importante poter contare su una grande comunità che in maniera solidale pensa alle necessità di tutti. Abbiamo scoperto un lato d'Europa che non si conosceva, quello dell'emergenza, 1 miliardo e 200 milioni a sostegno proprio della prima fase, altri 600 milioni per le Marche, per il rilancio del sistema. C'è una comunità europea che non è solo qualcosa di freddo e lontano, ma qualcosa che ci è stato vicino in tutte le fasi, in quella più immediata e quella strategica, che vuol vedere con la ricostruzione il rilancio delle Marche. Riuscire a tenere insieme il quotidiano con una visione a lunga gittata. I territori che sono stati più duramente colpiti erano già colpiti prima dal sisma, da un'altra crisi che era quella dello spopolamento delle aree interne. Con l'uscita dalla crisi del terremoto noi vorremmo non solo ricostruire i luoghi, ma creare quelle opportunità che non c'erano neanche prima, di lavoro, di servizi per permettere ai cittadini di vivere nei propri luoghi, in quelli in cui hanno le radici, in cui credono. Già col mese di gennaio dovremo avere tutti gli strumenti approvati. C'è un tavolo, una cabina di regia che tiene insieme tutti gli attori, dagli artigiani, gli industriali, il sindacato, le università, la regione, le istituzioni, i comuni, che insieme vogliono elaborare quelle che sono linee di indirizzo che ricostruiscono a fianco alle case un'economia, un sistema, un modo di vivere le aree interne che possa guardare al futuro con fiducia.